Intanto bisogna riprendere il presupposto che oggi i ragazzi sicuramente hanno fatto tutto quanto era nella loro possibilità. Ho visto una squadra che è saputo soffrire, una squadra che ha cercato di andare a rompere scatole dalla parte opposta, una squadra che ha cercato di interpretare la partita come avevamo preparato. Sicuramente c'è stato quel blackout dopo il gol subito di un 10-15 minuti per rimetterci in un posto, però poi alla fine oggi devo dire intanto ringraziare il pubblico che ci ha dato la possibilità di poter giocare una partita di Serie A in una cornice straordinaria. Poi devo dire bravi ragazzi che più di così credo che non possano fare. A me piace vedere sempre le cose in modo positivo. Abbiamo mosso la classifica, nessuno si aspettava che noi potessimo vincere a Genova, nessuno si aspettava che oggi potessimo non vincere contro il Bologna. Però l'importante è che abbiamo una continuità anche nel sotto aspetto dei risultati e prestazioni, e adesso ci troveremo martedì e ricominceremo da capo, perché abbiamo ancora questa speranza di poter continuare a credere in un qualcosa che può capitare. Perciò sulla testa e lavorare.